Buon pomeriggio. Allora, il primo incontro del mese di ottobre della Voce dei Libri. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi, molto piacere, Franco Cardini. Gli direi di fare un applauso, perfetto. Perfetto. Che presenta un libro stupendo di Chiara Frugoni, che come sapete è mancata un po' di tempo fa, non molto tempo fa. Il libro è della Chiara Frugoni, Ha letto nel Medioevo come e con chi, pubblicato dal Mulino. Dunque il tutto viene diciamo presentato da Emilio Fabio Torsello, della setta dei poeti estinti, con la regista Susanna Nicchiarelli. Il coordinamento lo fa Francesca Roversi Monaco. Allora, devo ricordare, per chi non fosse mai venuto, che la Voce dei Libri nasce per iniziativa del Comune di Bologna e l'istituzione delle biblioteche del Comune di Bologna, con il sostegno sostanzioso per attrezzare questa sala della Coppa Alleanza 3.0. E non solo, ma tutta la logistica viene supportata da una banca che si chiama Biper. Voi conoscerete questa banca perché comincia ad andare in vari territori, ma è l'unica banca, lo dico ogni volta che ho occasione, che finanzia la conoscenza dei libri, la voce dei libri. Tant'è vero che stasera non è il caso, perché manca l'autrice, ma noi abbiamo un accordo con la scuola Galante Garone e leggiamo pezzi del libro, ma qui ci saranno già le persone che fanno la stessa operazione, credo. Poi voglio anche dirvi che nello sfogliare questo bellissimo libro mi è capitata in mano, nel materiale mio, una frase che calza esattamente sul contenuto di questo libro, che vi suggerisco di guardare, come tutte le volte si prende in mano un libro, guardare l'indice di cosa dice. E questo Ha letto nel Medioevo come e con chi è veramente divertente. E diceva un grande Michel Foucault: per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. E questo libro è adatto per capire cosa avveniva in quel periodo. Grazie, quindi do la voce. Benissimo, la voce a Francesca Roversi Monaco. Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io sono davvero onorata e ringrazio di poter essere qui a coordinare la presentazione di questo libro. Un libro di Chiara Frugoni. Chiara Frugoni è stata un'intellettuale, una storica straordinaria, molto importante, che ha innovato profondamente la pratica storiografica utilizzando le fonti iconografiche come fonti storiche e quindi portando avanti un percorso intellettuale scientifico che adesso sembra quasi normale, ma che in realtà lei ha permesso di fruire a tutti i suoi allievi, a tutti noi, a tutti i suoi lettori. Ringrazio moltissimo anche da parte mia, ma penso anche da parte del pubblico, l'opportunità di poter dialogare su questo con Franco Cardini, che non ha bisogno che io lo presenti, comunque storico e saggista, dice la voce su Wikipedia, ma Franco Cardini è Franco Cardini, lo sappiamo, con Susanna Nicchiarelli, regista, sceneggiatrice, autrice, e con Emilio Paolo Torsello, giornalista e ideatore della Setta dei Poeti Estinti, che è un progetto culturale straordinario di divulgazione attraverso le piattaforme social, che permette davvero di condividere contenuti importanti con una platea sempre più ampia. Dico, è una cosa bellissima perché sono tre aspetti che definiscono bene la personalità di Chiara Frugoni, che era sì una studiosa, un'accademica e un intellettuale, ma che appunto proprio per queste sue caratteristiche era dotata di una curiosità, di una capacità di cogliere gli spunti di innovazione e le potenzialità che per esempio gli strumenti come i social offrono in maniera straordinaria, così come ha potuto collaborare alla sceneggiatura del film Chiara di Susanna Nicchiarelli, e quindi è bellissimo anche sentire questo insieme di voci che ci permettono di risentire anche in parte la sua voce. Un'ultima cosa, appunto nel libro ci sono delle cose bellissime, ma a me è piaciuta molto la frase che identifica il letto come luogo di tanti luoghi diversi,
pronto sempre a ospitare uomini e donne desiderose di deporvi fatiche, pensieri ed emozioni. E adesso lascio la parola a Franco Cardini, che sicuramente ci emozionerà come sempre. Grazie. Bene, buonasera. Facciamo un giochino. Apertura di libro, a caso. Uno vede un libro come questo, naturalmente si incuriosisce e fa quello che facciamo un po' tutti, scartabella, libraio permettendolo se va in libreria, perché ancora qualcuno ci va in libreria. Nelle ore diurne la camera da letto si trasformava anche in camera da pranzo, particolarmente accogliente, beh, insomma, oggi si pensa alle famiglie numerose, si dice, ma particolarmente accogliente, per il calore del fuoco acceso nel camino. Mondo medievale, bisogna vedere che razza di medioevo è, perché il medioevo, tecnicamente, insomma, convenzionalmente dura circa un secolo. Nel secolo c'è una partenza fredda, quinto, sesto secolo, pessimum climatologico. Poi c'è una ascesa fino a un optimum che è molto simile, a parte buchi dell'ozono e tutte le belle cose che ci mettiamo noi, è molto simile al nostro secolo. Il decimo, undicesimo secolo, basta dire che gli iceberg si scioglievano esattamente come oggi. Con la differenza che oggi gli iceberg si sciolgono e noi siamo molto preoccupati. I vichinghi erano contentissimi perché così potevano andare in giro per il mare, tanto il drac, singolare drac, plurale dracar, che non è un profumo, è una nave, e i dracar, ai dracar l'iceberg, a differenza che al Titanic, non gli faceva proprio niente. Il Titanic era d'acciaio, il drac era di legno d'abete in generale, batteva contro l'iceberg e tornava indietro senza essersi fatto nulla. Quindi undicesimo secolo fa caldo, fa un caldo afoso e le fonti lo riportano. Estate più lunghe, raccolte più abbondanti, bambini che muoiono meno. La mortalità infantile è una piaga del mondo medievale in Occidente, adesso soltanto altrove. Vecchi che vivono più a lungo, alimentazione migliore. E poi si riscende di nuovo. Al tempo del Decameron cominciava a far freddo. Metà 300 si era alle soglie della piccola Siberia, della piccola età glaciale che sarebbe arrivata fino alla fine del 700. Quindi quando si legge qualche cosa bisogna pensare anche a queste cose. Ora, Chiara qui si riferisce soprattutto principalmente al Decameron. Nelle ore diurne la camera da letto si trasformava anche in camera da pranzo, particolarmente accogliente per il calore del fuoco acceso nel camino. Benissimo. Cito poi una miniatura che illustra la novella. Qui lei mette a frutto, secondo me, in una maniera assolutamente splendida, soprattutto proprio in questo libro, mette a frutto colloquialmente tutta la sua lunghissima tradizione di... Io gli invidio moltissimo perché io non so far niente con queste cose tecnologiche, tutta la sua lunghissima tradizione di docente che faceva delle lezioni illustrandole con delle cose che in generale erano bellissime, alcune sono passate anche in questo libro. Quindi cito poi, la citazione è visiva, la miniatura che illustra la novella, di cui abbiamo già parlato sopra, va bene, del fiorentino Salabaetto e della bella siciliana Madonna Iancofiore. E uno comincia a sperare, dice, vabbè, ora adesso arriviamo al clou e speriamo che succeda qualche cosa. Questo mi ricorda moltissimo la prima volta, io avevo 16 anni, che un incauto professore di liceo, che fra l'altro era un dantista illustre, medaglia d'argento della Resistenza, della divisione Garibaldi, il professor Sebastiano Aglianò, e che era libero docente, quindi era un universitario prestato al liceo, contrariamente a quello che succede oggi, ma lasciamo perdere. E lui prese tre che gli sembravano un po' più adatti, che eravamo io e altri due, ci mise in mano per la prima volta in vita nostra il Decameron e ci disse di fare
tre cosine che illustrassero le nostre impressioni sulla lettura di questo libro. Ora, il libro era un affare così. Naturalmente noi piluccavamo perché non sapevamo un accidente, ma ci avevano spiegato che il Decameron è pieno di cose belle, grasse, quasi pornografiche, e noi cercavamo disperatamente, anche noi ad apertura di libro, perché non avevamo voglia di leggere tutta quella roba, quindi si guardava qua e là, non veniva fuori un accidente, qui veniva un frate, là veniva un cavaliere, là c'era un fantasma che inseguiva una signora nuda finalmente, ma fantasma anche lei, che poi cascava per terra. Uno dice: ora ci siamo, scende da cavallo, ma è che la fa sbranare dai cani, siamo rovinati, insomma. Qui Chiara si è divertita, e a me fa piacere, pensando che nessuno morse certa estra, sei d'ora, eccetera, eccetera, nessuno pensava. Chiara era una di quelle persone che nell'immaginario di chi la conosceva, fosse chi la conosceva contento o scontento di questo, erano delle persone che si pensano sempre non debbano morire mai, insomma. Anche perché c'era nel nostro immaginario la continuità Arsenio-Chiara, per cui in un certo senso loro occupavano lo scenario, il nostro scenario medievale, il libro di Frugoni su Arsenio, come si chiama quello lì, da Brescia, mi sono dimenticato il nome, sarà l'Alzheimer, che circolava, i libri di Chiara, che sono moltissimi, e che a un certo punto cominciano a tornare all'origine. Chiara è partita con un bellissimo libro sul mito di Alessandro portato in aria da un carro trainato da grifoni. Era un'indagine iconologica che spaziava per tutta l'Eurasia, l'Eurasia va di moda, quindi almeno una volta ricordiamola, assolutamente dalla Germania alla Grecia fino alla Persia, all'India, alla Cina, su questo mito di Alessandro. Poi si è progressivamente specializzata in certe cose e alla fine si è fermata su Francesco, ed amava venire trattata, e i francescanisti en charge non gli davano mai soddisfazione su questo punto, amava venire considerata una specialista di Francesco, e lo era, senza dubbio. Poi, sapete, gli specialisti settari qualche volta danno giudizi un pochino troppo tecnici su questo. Chiara qui, in questo libro siamo costretti a chiamarlo Il canto del cigno, ne stava scrivendo altri, ma certo a un certo punto aveva accettato la sfida con se stessa, col suo pubblico, di dar l'impressione, infatti io mi ricordo che me ne aveva parlato per telefono e mi aveva detto: ma tu che pensi? Penseranno a una furbizia di un'anziana insegnante per farsi comprare il libro, se lo intitoliamo proprio A letto nel Medioevo? E dice: ma sai, letto è un mobile, certo, mi rendo conto che se ci fosse scritto sulla cassapanca nel Medioevo avrebbe avuto meno impatto, ma in fondo non c'è niente di male in tutto questo. E poi omnia munda mundis, quando poi è successo quello che è successo, io ho pensato a una cosa. A volte ci sono delle analogie nella vita di ciascuno di noi, credo, che sono sorprendenti. Una delle cose che più intrigava Chiara, anche se poi ne ha parlato poco, considerando i molti libri che lei ha scritto su Francesco, era la morte di Francesco. Lei era impressionata, turbata, anche da atea e razionalista, fra l'altro, no? Qual era? Non era una credente, ma era impressionata e turbata dal fatto che quest'uomo, che per tutta la vita, magari combattendo contro se stesso e contro le sue inclinazioni, si sa che aveva delle inclinazioni per l'eros e per il buon cibo, ma se ne privava continuamente, alla fine della vita, in punto di morte, e sa di esserlo, chiede di gustare un dolce. Chiama la sua amica da Roma, Jacopo dei Sette Soli, la fa venire con mezzi telematici, infatti tutti si chiedono come ha fatto, vabbè, ma questo appartiene alla santità. Perché gli deve preparare un dolce? Quest'uomo per tutta la vita ha pregato,
ha pianto sulla crocifissione del Signore, ha pianto sulle piaghe dei poveri, e poi in punto di morte va a pensare alle mandorle, al miele, alla farina dolce. Cos'è successo? È una specie di grande addio alla vita e a tutte le sue bellezze, no? Se c'è un momento della vita di Francesco che illustra benissimo il cantico di Frate Sole, è proprio come muore. Muore pensando alle mandorle, al miele e al dolce. Chiara, che per tutta la vita ha vissuto, e chi la conosceva lo sa, con molta austerità, non era il tipo di collega a cui si racconta una barzelletta un po' spinta, ecco, mezzo sorriso di elegante e, come dire, concedente complicità lo faceva, ma semplicemente per cortesia, ed era una cortesia assolutamente agghiacciante, come Chiara era spesso agghiacciante, a cominciare dal colore degli occhi. E allora non si parlava, non si facevano allusioni, no? Molte colleghe, si scherza, eccetera. Con Chiara io la conoscevo benissimo, non ho mai osato. Poi mi trovo che, come viatico, lei ci porta nell'universo dell'alcova e ci spiega che sì, poteva essere anche un'alcova, ma era tante altre cose. La camera da letto, per esempio. C'è un passo della cronaca di Giovanni Joinville, che era, possiamo dire in termini moderni, tanto la guerra va di moda, l'aiutante di campo di Luigi IX, Giovanni di Joinville dice che alla battaglia di Mansura, che è la battaglia fondamentale della prima crociata di San Luigi, un cavaliere dice, rivolto a lui: messere, di queste cose ce le ricorderemo e ne parleremo nella camera delle dame. È una frase che deve essere fatta oggetto di un'attenta esegesi. Cosa vuol dire? Ci stiamo comportando bene da eroi? Tutto questo nel XIII secolo può aprire molti cuori e anche qualche letto di qualche dama ammirata anche delle ferite, eccetera, eccetera. È una battuta salace? Oppure è una battuta che allude invece ai conversari che si fanno nelle camere da letto, proprio nel momento diurno, nel momento in cui la camera da letto, in un ambiente multiusi per sua natura, con pochi mobili che fra l'altro potevano cambiare un po', come succede, chi è andato in Asia centrale o in Tibet sa benissimo che cosa è un mobile tibetano, sono quattro assi, alcuni fori e alcune cunei di legno. Al momento opportuno si monta il tavolo a pranzo con le assi e i cunei che tengono insieme le assi nelle commessure. Al momento opportuno la tavola da pranzo diventa un'altra cosa, diventa un ripostiglio, magari diventa anche un letto, e sono sempre le solite quattro assi. Medioevo era un po', ragionava un po' in questi termini, poi verso la fine naturalmente gli ambienti hanno cominciato a differenziarsi. Ecco, questo è un grande libro di vita quotidiana. Chiara ne ha scritti molti altri, inutile ricordarsi gli occhiali nel Medioevo, che non sono soltanto gli occhiali, i bottoni, tutte queste cose hanno avuto un grande successo, anche perché ci siamo sorpresi a chiedersi come mai si può scrivere un libro su queste cose così quotidiane, così banali, su cui siamo certi di sapere tutto e riflettere che invece non sappiamo un bel niente. Per il letto la cosa per certi versi sta così e per certi versi sta nell'immediato opposto. Qua c'è, e ce n'è molto, c'è anche l'eros, ed è un eros trattato con grande dottrina, grande signorilità, ma vedrete anche con un sottile filo di ironia. In fondo è un libro, è tutt'altro che un libro, come si sarebbe detto una volta, osé, però è un libro molto, molto fine, molto sottile. È un libro per moltissimi versi che le somiglia, io direi che
le somiglia anche fisicamente, aveva alla sua distaccata austerità, nonostante il titolo. E poi sapete, e termino perché credo ormai sono arrivato alla fine, c'è sempre un grande episodio della nostra letteratura insieme alla morte di Francesco. Francesco digiuna e fa penitenza tutta la vita e poi in punto di morte si mette a mangiare dolci, anche se in realtà l'ha appena assaggiato sulle labbra. Lei, che per tutta la vita era stata zitta, austera, che imponeva anche un linguaggio severo, un linguaggio attento, eccetera, e non faceva sconti su questo, che poi ci lascia con questa specie di viatico che può sembrare un libro di erotismo, e che forse al contrario, è un libro di grande vita quotidiana. Nella grande vita quotidiana c'entra tutto, evidentemente c'entra anche l'eros, come c'entra l'aver freddo la notte, come c'entra l'andare a letto in tanti, perché insomma uno dice in due va sempre bene, in tre uno comincia a sospettare la mucchiata, invece no, qui la mucchiata non c'entra nulla, ci sono le abitudini da un lato, la necessità dall'altro. Nel mondo medievale non si concepisce un letto come una cosa a monouso, a una piazza sola, e nemmeno a due, all'occorrenza. Poi ci sono i bambini, poi magari ci sono gli animali, a volte ci sono anche gli estranei, ma il nostro folklore è pieno di queste cose. Ci sono le canzoni sul pellegrinaggio, per esempio, la più famosa di tutte, è anche un pochino la più sciatta, ma la conosciamo proprio per quella, è una canzone un po' da festa delle matricole, quindi a Bologna ce ne intendiamo o ce ne intendevamo, pellegrin che viene da Roma. Il pellegrin che viene da Roma è una situazione di questo genere, c'è una camera sola, un letto solo, ci dorme la moglie dell'oste, dice vabbè, mettiamoci anche il pellegrino. A un moderno la cosa non è che sarebbe, che gli avrebbe scandalizzato, l'avrebbe un po' disorientato. Mettiamo un segnale, un campanello, in maniera che se il pellegrino si agita troppo il campanello suona. Ovviamente il campanello suona, siamo nel paese dei campanelli, verrebbe da commentare, no? E beh, queste situazioni sono situazioni che qui vengono riportate insieme con molte altre e vengono trattate sempre con grande dottrina, con signorilità, con eleganza, al punto tale che poi un libro così attento finisce con l'essere un libro godibilissimo, che si legge. È veramente un libro che sarebbe l'ideale per un non medievista. I medievisti si mettono a dire questo da dove l'ha preso, qui si è sbagliata su questo, eccetera, eccetera. Un non medievista lo legge di un fiato. E non dico il viaggio da Firenze a Roma, lo dico perché è autobiografico, lo faccio di continuo, ma da Milano a Roma, anche facendoci qualche sonnellino, se lo legge benissimo. E questo rimanda anche alla grande letteratura. Anche la grande letteratura dell'equivoco. Avete presente, termino su questa grande pagina di uno scrittore che a me personalmente piace molto e quindi lo impongo sempre anche agli altri, Italo Calvino, Il Cavaliere Inesistente. Impotenzia coeundi, volete più impotenzia coeundi di un tizio che il corpo non ce l'ha? Insomma, altro che Chalice, insomma, lì non c'è proprio niente da fare. Il cavaliere inesistente, il corpo poverino non ce l'ha. Per nascondere questo suo difetto gravissimo, soprattutto in certe circostanze, lui va in giro vestito con l'armatura e con la celata abbassata. Dentro non c'è niente, o meglio, c'è il suo spirito, che è il meglio dell'essere umano, ma che non si vede, non si tocca, eccetera, eccetera. Con questo corpo un pochino insufficiente a livello propriamente dell'eros fisico, il cavaliere riempie di continui orgasmi una dama per tutto il tempo della notte, perché le insegna come si rifà perfettamente il letto. Io le rileggo sempre questo apologo,
e lo rileggo con molta, come dire, con molta frustrazione, perché io, insomma, non credo di essere mai stato un grande amatore, ma soprattutto, veramente, ho fatto anche mesi e mesi d'Accademia Militare, non sono mai riuscito a rifare correttamente un letto. Grazie. Ringrazio anche, direi, da parte di tutti noi moltissimo il professor Cardini, che infatti ci ha emozionato e ci ha fatto un po' sognare. Lascio la parola a Susanna Nicchiarelli. Allora, io sono qui perché ho scritto un film con Chiara Frugoni. In realtà non, appunto, non ho nessuna qualifica di medievista, ma è stato un incontro molto importante per me, quello con Chiara, che è avvenuto nel marzo del 20, era appena iniziata la pandemia. Io ero stata ad Assisi il 7 marzo del 2020, non c'era nessuno, non avevo capito che quando ho visto la Basilica Superiore vuota ho capito che stava succedendo qualcosa, ed ero stata nella libreria, avevo comprato per curiosità dei libri su Chiara d'Assisi, e tra questi avevo preso Chiara e Francesco di Chiara Frugoni, e da lì avevo iniziato questo viaggio. Ho ordinato tutto, perché poi ci siamo, insomma, dovuti chiudere in casa, per cui ho ordinato una solitudine abitata, la sua biografia di Francesco, che è bellissima, il suo manuale di storia medievale, che è tutto un racconto attraverso le immagini. E la cosa che chi non conosce, insomma, i libri di Chiara non lo sa, è che sono dei libri illustrati sempre, ossia sì, si legge, no, del Medioevo, ma sempre attraverso un'immagine, e questa è una cosa che aiuta moltissimo, aiuta non soltanto chi non è storico di professione, ma aiuta perché rende vivo quello che si legge, no? Laddove l'immagine è uno strumento di ricerca sempre e non solo un'illustrazione, perché a volte l'immagine viene mostrata per quello che non mostra o per quello che non vuole mostrare, quindi è un lavoro sempre molto, molto avvincente. La lettura di un libro di Chiara Frugoni è avvincente sempre, non è mai 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 difficile o noiosa. L'ho conosciuta, gli ho telefonato, ho trovato in maniera rocambolesca il suo numero di telefono, perché aveva lavorato già un film e conoscevo l'ufficio stampa. Gli ho telefonato e da lì è iniziata una collaborazione è molto bella. Lei era una persona molto dura, come un po' tutti i professori, diciamo, no, però lei proprio in particolare, quindi era anche molto severa con me. Ha letto i miei primi tentativi di soggetto sulla storia di Chiara, mi correggeva, mi dava idee. Poi abbiamo proprio formalizzato questa collaborazione come una collaborazione alla sceneggiatura, e quando ho iniziato la sceneggiatura lei mi forniva materiali continuamente, prediche in volgare, di manoscritti da mettere dentro, proprio anche per scrivere i dialoghi. Perché, insomma, scrivere un film nel Medioevo significa che bisogna far parlare le persone, e ovviamente è la cosa più difficile, no? E Chiara mi ha aiutato anche in questo, per non parlare del fatto che le persone le devi vestire, le devi collocare in un ambiente, tutto così distante, e naturalmente lei è stata fondamentale in tutto. Per non parlare poi proprio materialmente della sua lettura di Chiara e di Francesco, che è una lettura interessante, originale, e che era la base poi della volontà mia di farci un film. E appunto, quando è successo che è mancata l'anno scorso, mi sono chiesta, beh, lei aveva fatto in tempo a vedere il film, ero terrorizzata dalla sua reazione sul film, perché appunto, essendo molto severa, non te la mandava a dire, per cui dicevo, se non gli piace il film che facciamo, e invece le è piaciuto ed è andata bene, insomma. Quando è mancata mi sono chiesta cosa ha cercato Chiara tutta la vita, e cosa ha cercato con i suoi studi, no?
svegliandosi sempre appunto alle 6 di mattina per studiare, scriveva un libro dietro l'altro, aveva un amore, una passione, ma anche un metodo incredibile, no? Nello studio, nel... E cosa ha cercato? E questa è una domanda che lascerei un attimo aperta, nel senso che credo che in qualche modo forse si cerchi una definizione di cos'è l'umano, di cos'è essere umani. Il Medioevo era un periodo di grandi estremi, di grandi difficoltà, no? Lei in questo libro parla del freddo, in altri libri ha parlato delle paure, della paura di morire, delle epidemie, delle malattie. È stato interessante incontrarla proprio nel periodo della pandemia, perché era un momento in cui anche noi in una situazione estrema venivamo messi di fronte a cos'è che ci definisce come esseri umani, no? Come nei libri di Philip Dick di fantascienza, no? Cos'è che definisce l'umano e l'inumano, no? L'empatia, la condivisione, parlavamo tutti e riflettevamo tutti su questi argomenti. Il suo libro Le paure medievali, che esce proprio in quel periodo, è questo, è un libro su questo, su di noi, su chi siamo noi, no? Chi siamo e chi non siamo, che cos'è un uomo libero, che cos'è un uomo libero dalle paure, che cos'è un uomo, che cos'è una donna libera, il suo libro sulle donne medievali, anche quella cosa così bella che lei dice a un certo punto, che il monastero era un po' come la stanza tutta per sé di Virginia Woolf, no? In maniera assolutamente inaspettata, perché in realtà la donna che si faceva monaca fuggiva da una vita di violenza, di semischiavitù, per prendere in mano la propria vita, studiare, e avere un'indipendenza e avere il controllo della propria vita. Quindi proprio la definizione di cosa, ma anche poi una lettura, quando dicevo una lettura dell'immagine, una lettura sempre anche politica dell'immagine. Per esempio lei... mi ricordo appunto nella biografia su Francesco, quando dice: Francesco è il ritratto sempre che predica agli uccelli, mai agli umani, no? Però Francesco predicava agli umani tantissimo, era la cosa che faceva di più. Perché questo, no? Lei è stata sempre una grande sostenitrice della laicità di Francesco, la sua lettura laica della vita di Francesco e di Chiara è stata quasi unica a un certo punto all'inizio. Quindi era il discorso appunto un'altra cosa, una discussione terribile che abbiamo avuto sempre riguardo a quello che le immagini mostrano che non dovrebbero mostrare. C'è naturalmente uno degli eventi più raccontati dal punto di vista pittorico della vita di Francesco, che è quella del fuoco, no? Davanti al sultano, cioè Francesco che sfida il sultano e gli dice: io riesco ad attraversare il fuoco perché la mia fede è vera, no? E Chiara ha sempre sostenuto che questa cosa non fosse mai successa, perché non era, primo, assolutamente nello stile di Francesco, e poi perché comunque Francesco nella regola non bollata, nel capitolo sedicesimo, proprio parla invece di un approccio completamente diverso agli infedeli, che è un approccio di ascolto, di condivisione e non di disputa, non di convincimento. Quindi questo episodio, che secondo lei appunto si era inventato San Bonaventura, ma che non aveva riscontri, cioè che a un certo punto qualcuno si è inventato, era profondamente falso, e io l'avevo messo nella sceneggiatura perché era così bella questa immagine del fuoco, Francesco che attraversava il fuoco, e non ci avevo pensato, devo dire. Pensavo, vabbè, si diceva che era così, è l'immaginario, e lei si arrabbiò tantissimo, e ovviamente io l'ho tolto subito, tanto che a un certo punto mi ha detto: se lo lasci tolgo il nome. Allora ho detto ok, perché a posteriori, a ripensarci, la rabbia, no? È molto giusta, perché non c'era niente di più distante da Francesco di questo tipo di sfida, no? Di questo tipo di violenza. Ecco, lavorare con lei mi ha insegnato delle cose su Francesco, ma sulla vita, molto profonde, no? L'importanza dell'ascolto, la sua lettura di Francesco in questo, e anche del rapporto tra Francesco e Chiara nella sua complessità,
perché lei appunto proprio diceva Chiara sarà stata delusa da Francesco in questo, in quel momento, no? È l'unica che ha detto una cosa di questo genere, chi l'avrebbe mai pensato? Quindi anche la lucidità con cui leggeva queste cose, ma poi l'unicità di Francesco che sta proprio nella sua volontà di non essere mai come l'uomo potente, no? Di non essere mai, di non imporsi agli altri, né lui né Chiara, la forza della comunità che costruisce Chiara, che è una comunità che a differenza di quella francescana rimane più compatta, no? Quindi tornando a che cosa cerca lo storico, sì, cerca la verità forse anche, quindi non soltanto la nostra definizione di essere umani quanto la verità, e poi però arriva questo libro che è l'ultimo di Chiara e che ha una leggerezza incredibile, e questa è la sorpresa, no? Che tra l'altro lei lo conclude con una novella di Boccaccio, dice voglio concluderlo con questo testo perché è un testo bello che parla di una notte d'amore, di una cena, di un buon banchetto, questo letto che lei racconta in questo libro, che è un letto profumato che accoglie i piaceri della carne, i piaceri del, racconta di questi uomini medievali, no? Che cercano il calore, che cercano il piacere, che cercano la casa. E allora ho pensato che è bello che sia finito così, che la sua opera si chiuda così, perché la vita è anche questo, no? L'essere umani è anche questo, è anche le lenzuola profumate, il caldo, e questo ci rende anche questi uomini medievali vicinissimi poi, e in questo bisogno di sicurezza, di piacere, di consolazione. E quindi appunto un po' come Francesco che chiedeva ai mostaccioli prima di morire, credo che sia bello che si chiuda con un libro così, che è divertente, che è appassionante, il percorso di Chiara. Quindi questo è quello che mi viene da dire, sì. Direi che interpreto il pensiero di tutti nel ringraziare Susanna Nicchiarelli, che davvero ha detto io non sono una medievista, però ha capito e comunque ha colto l'essenziale, quindi evidentemente anche il rapporto e il dialogo con Chiara Frugoni è stato davvero, davvero capace di creare una cosa, insomma, commovente ed emozionante, quindi grazie davvero. E adesso lascio la parola a Emilio Paolo Torsello. Grazie. Io su questo libro vorrei dire una cosa, diciamo così, molto, molto semplice ma unica, come dire, è un libro che porta agli occhi del lettore la curiosità di Chiara Frugoni. Questo è un libro curioso, è un libro curioso non soltanto per chi lo legge, ma evidenzia un po' anche la curiosità di chi lo ha scritto, perché a leggerlo sembra quasi di vederla, Chiara Frugoni, che le viene in mente potrei aggiungere questo quadro racconta quest'altro dettaglio, quindi qui ne parlo. E noi abbiamo fatto, credo, l'ultima diretta online con Chiara Frugoni, e lei ci disse questa cosa, ci disse tutti quanti hanno dei file Excel, degli archivi digitalizzati, fa, io in realtà il mio archivio è tutto nella mia testa, quindi quando voglio scrivere qualcosa mi ricordo anche dove sta la fonte, vado a verificare e quindi poi la inserisco all'interno del saggio, del libro, del testo. E insieme a Mara Sabia abbiamo il progetto letterario sui social, la setta dei poeti estinti, e noi non avremmo mai sperato di riuscire a portare Chiara Frugoni non solo su Facebook o su Instagram, ma addirittura su TikTok, perché dovete sapere che la diretta che abbiamo fatto con Chiara Frugoni, dopo l'abbiamo un po' divisa per
insomma per capitoli, diciamo così, per argomenti, e in maniera anche un po' ardita abbiamo detto vediamo se funziona anche su quello che viene definito da tutti il social dei balletti e dei bambini, no? Dei ragazzi giovani. E in realtà Chiara Frugoni su TikTok spopola. Abbiamo pubblicato un estratto della diretta in cui Chiara raccontava i modi di dire che vengono dal Medioevo, e perché si dà la mancia, da dove deriva l'espressione un altro paio di maniche, oppure ancora perdere le staffe, no? Che lo diciamo spesso, in realtà se ci fermiamo a riflettere, perdere le staffe è un modo di dire tipicamente medievale, perché era ciò che non doveva mai accadere. E la curiosità con cui lei lavorava e con cui lei poi scriveva i libri è un qualcosa che si è riverberato anche sui social, perché aveva questo modo di fare tranquillo, sereno, il suo modo di spiegare era un modo di spiegare anche dolce. Devo dire che con noi è stata tenerissima quando abbiamo fatto la diretta, è stata una persona dalla tenerezza commovente per certi aspetti, e quindi è un qualcosa che comunque ha agganciato il pubblico. E ieri sera abbiamo fatto un breve video che abbiamo pubblicato su TikTok proprio su questo libro. E, insomma, non ti aspetti, no, che sul social dei ragazzi a letto nel Medioevo possa fare quasi 70.000 visualizzazioni, e in realtà così è andata, perché stamattina a un certo punto apro l'app e vedo una cascata di notifiche. Una cosa, ho detto, che è successo? Quale video sarà stato agganciato dall'attenzione e quindi poi dall'algoritmo? Ed era proprio il video su A letto nel Medioevo. Perché? Perché qualsiasi libro, per quanto accademico possa essere, porta con sé un aspetto di novità, di curiosità, un qualcosa che non si conosce, che il grande pubblico non conosce. Spesso i libri dell'Accademia vengono definiti per addetti ai lavori, eppure proprio quei punti più oscuri sono quelli che sorprendono, e attraverso la sorpresa, e torniamo ancora una volta, e attraverso la curiosità poi le persone ti ascoltano, le persone seguono, perché quello che spesso viene sottovalutato, ma che la professoressa Frugoni aveva ben capito, mi raccontavano prima gli editori del Mulino che Chiara Frugoni chiedeva di inviare i libri in promozione non soltanto agli addetti ai lavori o ai giornalisti, ma anche ai book blogger, come vengono chiamati, termine che io aborro. E perché? Perché qualsiasi libro, se esce dall'Accademia, comunque sia, ha tanto da dire. Chiara Frugoni aggiunge anche il merito di aver saputo raccontare con grande dolcezza e capacità i vari aspetti di un'epoca che spesso viene bollata come negativa, no? Ma che siamo nel Medioevo. In realtà il Medioevo ha inventato tanta parte del nostro presente, e lei questo lo faceva passare, perché aveva una curiosità e una consapevolezza della ricchezza che la sua curiosità portava con sé, e aveva voglia di raccontare, aveva voglia di divulgare, aveva voglia di far arrivare soprattutto ai ragazzi l'aspetto caleidoscopico del Medioevo, l'aspetto ricco, meraviglioso del Medioevo. E quindi noi conserviamo questo ricordo dolce, bello, tenero anche, di questa diretta in cui lei ci ha raccontato per più di un'ora quello che era per lei il Medioevo, che cos'erano le donne nel Medioevo, raccontandoci le storie, le leggende, cosa c'è di vero e cosa c'è di falso, quindi andando a confutare anche spesso delle leggende che sono state tramandate nei secoli, ma che attraverso lo studio sono state confutate. Quindi la parte più bella è stata proprio ascoltare Chiara Frugoni, e oggi possiamo ancora ascoltarla attraverso questo libro, che veramente vi consiglio di leggerlo, perché come diceva il professor Cardini è un libro che si legge tra Roma e Milano, ma è un libro che ti fa sorridere tante volte e ti incuriosisce, perché è pieno di immagini. Chiara Frugoni faceva sempre, come è stato già fatto notare, dialogare le immagini con il sapere,
E quindi uno si ferma, ingrandisce l'immagine, cerca di guardarla meglio, insomma è un qualcosa che veramente ti prende e ti trascina in quello che era il sapere e la curiosità di questa grande studiosa. Grazie. Ringrazio anche a nome di tutti, anche Emilio Paolo Torsello, direi che così vorrei concludere con una piccola riflessione. È stato un dialogo a tre voci e sono venuti fuori una serie di elementi e di aspetti, quindi è comunque un dialogo a tre voci che anche ha colto modalità di rapporto, di relazione diversa. Franco Cardini è stato amico, collega e compagno di Chiara Frugoni all'interno di un percorso intellettuale, scientifico, e poi invece è stato bullizzato tutta la vita da Chiara Frugoni, anche è stato bullizzato tutta la vita da... Ah, avete rischiato. Litigava, insomma, avete litigato tutta la vita. Bene, però beh, comunque, come si suol dire, poi il litigio non è... non dirò l'amore non è bello se non è litigare... Esatto, l'amore non è bello se non è litigarello. E poi appunto Susanna Nicchiarelli, che davvero ha, cioè, insomma, io devo dire, mi sono emozionata perché è stato un modo di rendere un rapporto che non di lunghissima durata, ma evidentemente di grandissimo spessore. Anche il terrore di aver messo l'episodio sbagliato e di averlo dovuto togliere, poi anche questo aspetto della capacità di cogliere la dimensione positiva della divulgazione, perché io sì, la potenzialità della divulgazione, e devo avere letto in una rassegna stampa che il verbo divulgare non va bene, è meglio dire comunicare. Io non sono così sicura di questo, perché non è che il verbo divulgare debba avere su di sé lo stigma di qualcosa che non si deve dire, allora diciamo comunicare che è meglio. Secondo me divulgare è un'azione fondamentale. Fra l'altro Franco Cardini, ma vedo anche qualcun altro qui in platea che è molto molto bravo nella sua capacità di divulgazione, di comunicazione. Sì, la professoressa Muzzarelli, se lo posso dire lo dirò, è lì. E quindi ecco, questa capacità di avere colto le potenzialità senza snobismo, senza paura, la curiosità, il fatto di poter continuare a rischiare, a essere curiosi a prescindere dall'anagrafe, a prescindere dal fatto che certi strumenti in effetti intimoriscano. Io devo dire, ammetto di essere molto meno curiosa e anche abbastanza intimorita. Bisogna solo iniziare. Esatto, bisogna solo iniziare. No, volevo dire che ci sono sempre nei libri di Chiara delle cose che sconvolgono, e la cosa che sconvolge in questo libro è il fatto che quando si andava in albergo nel Medioevo si dormiva con gli altri, cioè ti dicevano ah sì, c'è la stanza, e poi nel letto c'erano altri due che non conoscevi. Io questa cosa la trovo geniale. E poi l'altra cosa, per esempio, assurda è che in ospedale i malati stavano e a letto insieme, tutti insieme. Quindi, ma è pieno di curiosità così, è pieno di curiosità così, che non sono solo delle curiosità, perché naturalmente ti aprono un mondo, no? Ma questa cosa degli alberghi, che diciamo sono andata in albergo, però mi hanno detto che c'era posto, ma c'erano altri tre nel letto. Ma è come se fosse normale che c'è uno nel letto, no? So se il professor Cardini vuole aggiungere qualcosa come chiusa. No, semmai a proposito di questo. Il letto ha più piazze, obbligatorio, insomma. E questo a noi ci sconvolge, perché noi ce ne dimentichiamo, soprattutto quelli di noi che sono così fieri del loro essere occidentali, no? Ma va benissimo, si può essere benissimo fieri di essere occidentali, perché no? Bisognerebbe chiarire che cosa vuol dire essere occidentali, e magari forse da un certo punto in poi aggiungere qualche aggettivo. Gli aggettivi servono a chiarire. Essere occidentali moderni, e nel mezzo c'è una bella rivoluzione tra il fatto che nel mondo medievale, beh, insomma, la gente più o meno era come noi, parlava più o meno il nostro stesso linguaggio, avevano le nostre stesse tendenze, aspirazioni. Noi ci troviamo a nostro agio quando si legge, ritorno all'amato Boccaccio, quando si legge il Decameron non lo sentiamo come un estraneo. Però appunto in realtà aveva ragione
Marc Bloch, quando diceva, badate, che il Medioevo si deve leggere non solo con gli occhi della storia, ma anche con gli occhi dell'antropologia culturale. E se io parlassi con Ressole, era ancora Marc Bloch a parlare, non sono io, se io parlassi con Ressole, a parte qualche cosa di dialettale o qualche parola desueta, ci intenderemmo perfettamente, se parlassimo del più e del meno, e magari anche se parlassimo di qualche cosa anche di molto intimo, di molto privato, però se parlassimo della regalità, quindi del potere, non ci intenderemmo più. Mentre con l'aiuto di un buon traduttore, anzi di un buon interprete, bisogna che l'interprete sia molto bravo, tra il Re Sole e un capo tribù della Melanesia si intenderebbero perfettamente, perché entrambi convinti di essere sacre persone, entrambi convinti di essere collegati all'eterno, all'immortale, anche se l'immortale del Re Sole, quando ci pensava, era il Cristo e Dio, eccetera, e l'immortale del capo melanesiano è una certa divinità, un signore del vulcano, un signore degli tsunami, queste divinità che ci sono in Melanesia. Però il meccanismo è lo stesso. Noi, fra noi che amiamo molto la nostra privacy, anche perfino le persone più intime, che quando andiamo in viaggio, io lo so perché ogni tanto porto gli studenti in viaggio, gli studenti giovani anche, per certe cose molto spigliati, eccetera, ma la prima cosa che si informano al concierge quando si va in un albergo è se c'è il bidet, che in molti paesi dell'estero evidentemente non c'è. E questo gli sconcerta un po'. Se gli dicessero, guardate, a una certa ora della notte nel nostro albergo c'è di moda che le cameriere vengono lì, fanno una bella danza e poi tutto finisce in un'orgia, magari io mi sentirei un po' a disagio, se non altro perché sono in sovrappeso, ma loro sarebbero contentissimi, ma davanti alla mancanza del bidet rabbrividiscono. Dormire in un letto in due, in tre, in quattro, ma anche se siamo amici, io e un mio collega una volta abbiamo dormito nello stesso letto, castissimamente, Dio ce ne è testimone, e se conosceste il nome del collega, a parte il mio, non ne avreste dubbio, però insomma per tutto il giorno seguente ci abbiamo scherzato sopra, ma con un grano di disagio tutto sommato. Accidenti se non c'è nel mezzo una rivoluzione tra l'uomo tradizionale che vive nel Medioevo e l'uomo moderno, che invece ha categorie per certi versi e soprattutto in apparenza simili e per certi altri diversissime. Ed è questo che lo storico deve far notare, e quando lo fa notare, per esempio, diceva bene Francesca, quando lo fa notare ai ragazzi, ai bambini, eccetera, i bambini e i ragazzi si divertono un sacco, perché per la prima volta notano certe cose, colgono in castagna i genitori, poi glielo raccontano. I genitori non sanno che dire, perché sono abituati all'idea che a storia a scuola si parla di Garibaldi, di Napoleone, se si vuole essere osè, perfino di Hitler, ma certamente non di queste cose. E questo modo di vedere la storia dall'interno li sconvolge, e anche questa è una piccola rivoluzione. Grazie. Bene, allora, grazie ancora, grazie a Romano Montroni, grazie alle voci dei libri, grazie al Mulino e soprattutto grazie ai nostri ospiti e complimenti.